Il primo Framed è stato uno dei videogame più originali che abbia provato su dispositivi mobile. Lo conobbi parecchio tempo dopo il lancio, purtroppo. Gli sviluppatori hanno raccolto un ottimo consenso da parte della stampa e le vendite sono andate decisamente bene. Tanto bene che oggi ci ritroviamo qui a parlare del suo seguito diretto, ovvero Framed 2. Il gioco viene venduto sia su iOS che Android come software premium, saranno necessari 5,50€ al lancio, che non sono pochissimi, ma ovviamente non sono presenti microtransazioni e anche se il prezzo può sembrare elevato, è ampiamente giustificato dalla qualità del prodotto. Frame 2 è un puzzle game piuttosto unico nel suo genere. Esattamente come nel primo capitolo, anche questo episodio segue un qualche tipo di storia che viene narrata attraverso delle scenette del tutto prive di dialogo. Non è nulla di complicato, impersoniamo un tizio che cerca di fuggire da altri tizi per mettere in salvo una valigetta. In pratica è un pretesto per dare una motivazione sul perché stiamo correndo da una parte all'altra come degli ossessi. Tralasciamo quindi riccamente qualunque parvenza di trama e cerchiamo di concentrarci sul gameplay. Frame 2 è strutturato su livelli. Immaginate in pratica di avere di fronte una serie di vignette che raccontano un episodio di un fumetto. Il vostro compito sarà riordinare tali vignette in maniera tale da dare un esito positivo agli eventi. In pratica si tratterà di spostare i diversi riquadri e disporli in maniera tale che il nostro personaggio non muoia o non venga arrestato dalla polizia. Capire l'ordine temporale corretto non è facilissimo, ci saranno spesso degli oggetti con cui interagire che renderanno le cose più complicate. Ad esempio potremmo ritrovarci un cane che ci insegue e ovviamente è più veloce di noi. In quel caso conviene correre sperando di guadagnare terreno, recuperare una bicicletta per guadagnare velocità oppure scavalcare una staccionata. Quanto tempo perderemmo in ciascuno di questi casi? Ciascuno dei quadri offre un'unica possibile soluzione, ma fortunatamente non esiste un vero game over. Potremmo provare tutte le volte che vogliamo e, considerato che spesso e volentieri si ricade nel trial and error, questo è indubbiamente un bene. I puzzle di Frame 2 sono molto più complessi rispetto a quelli del primo episodio. Il livello di difficoltà è in assoluto medio-alto, specie nelle fasi avanzate del gioco. Se alcuni dei quadri mi hanno portato via non più di 5 minuti, altri mi hanno impegnato anche per mezz'ora. Framed approfondisce infatti quanto aveva fatto il predecessore, rendendo l'esperienza molto più impegnativa. Questo significa dover fare i conti con una certa dose di frustrazione, ma arrivare alle soluzioni è anche più gratificante. In Frame 2 potremo riutilizzare a piacere gli stessi riquadri all'interno di un livello. Non è una regola assoluta, ma si applica con una certa frequenza. Nel gioco precedente si trattava più che altro di trovare l'ordine corretto degli eventi. Qui dovremo invece sfruttare gli ambienti e gli scenari più volte fino a ottenere i risultati desiderati. È più difficile a dirsi che a farsi, credetemi sulla parola. Ovviamente avremo tutto il tempo del mondo per disporre i riquadri, il gioco si ferma non appena tocchiamo il display. A parte il riutilizzo all'interno dello stesso livello, alcune vignette potranno essere anche ruotate. Potremo girare di 90 gradi per volta, cambiando la prospettiva e modificando quindi le azioni compiute dal protagonista. Anche in questo caso la complessità è ragguardevole, il livello di sfida sa mettere in difficoltà. Tenete presente che nonostante si tratti di un videogame premium, non esiste la possibilità di ricevere aiuti o consigli con il classico tastino apposito. Se rimaneste bloccati, l'unica soluzione sarebbe YouTube. Frame 2 è un puzzle game impegnativo e decisamente originale. L'idea di montare una sorta di fumetto in maniera tale da ottenere un finale positivo è intrigante e allo stesso tempo semplice. Gli sviluppatori sono migliorati parecchio dai tempi del primo capitolo, i puzzle sono stati progettati con grande attenzione. Purtroppo rimane un trial and error che può dar fastidio. Tutto sommato non mi ha scoraggiato più di tanti, anzi ho apprezzato sperimentare assemblando i quadri in maniera creativa e cercando di prevedere gli esiti. Insomma, il gioco è divertente, pensato per chi non si scoraggia troppo facilmente ed è distante anni luce dai giochini casual per dispositivi mobile.
Lo consiglio a chi sia alla ricerca di un puzzle game dalle meccaniche originali, è piuttosto impegnativo.